A Milano è stato un turno molto proibitivo per quanto concerne la Salernitana, che è uscita sconfitta dallo stadio Meazza contro il Milan, come vedremo di qui a poco, e naturalmente ha ancora aggravato la sua situazione di classifica, anche se nei numeri è una situazione molto meno grave di quella che appunto dice lo Stato della Salernitana, la quale dovrà, ma questo è un fatto, diciamo, obbligatorio, andare sul mercato adesso a gennaio e rifare la squadra. Però ci sono alcuni però. È evidente che l'attualità è relativa non al gioco, non al calcio giocato, ma alla politica della Salernitana che deve cambiare titolarità, deve cambiare padrone, diciamo così. Infatti la notte del 5 di dicembre scadeva appunto l'ultimatum del trust e dalle notizie che sono arrivate i trust hanno ricevuto delle PEC con delle società che vogliono la Salernitana, come d'altra parte era evidente. La documentazione di queste società è arrivata in PEC e praticamente sarebbero almeno due le richieste che Isgrò e Bertoli, che sono i titolari dei trust, devono appunto valutare. Scegliere la proposta più vantaggiosa e stando agli ultimi rumor, a quello che siamo riusciti a capire, praticamente in corsa ci sarebbero un gruppo romano, uno del nord-est italiano con alcune sirene dall'estero, sempre pronte a suonare, insomma, si è mosso qualcosa. Nelle prossime ore sarà fondamentale per saperne di più. La Federcalcio ovviamente dovrà vigilare, verificare che i paletti sono stati rispettati, cioè diciamo in termini pratici. Quali sono i rispetto dei paletti? È quello che praticamente la nuova società non deve avere nessun tipo di rapporto con la vecchia società, con Lotito, Mezzaroma, eccetera. E naturalmente è la Federcalcio a dover vigilare in questo senso. Ci sono delle indiscrezioni sulla presenza delle proposte che sarà confermata appunto nelle prossime ore. Va da sé che occorre verificare la congruità, la validità, quanto sono importanti, quanto sono, diciamo, pesanti queste offerte. Non è da escludere che già nelle prossime ore magari nelle prossime giornate, e dopo il contatto che i due trust, o trustee come volete chiamarli, e la FIGC appunto si incontreranno, ci saranno comunicazioni ufficiali da parte appunto del club e quindi poi si saprà di più. La tifoseria naturalmente è molto tesa per quello che riguarda questa situazione. Entro il 15 dicembre i trustee possono dire sì o no, ma la sensazione è che ciò sarà fatto molto prima, cioè è che la società c'è. Forse già nelle prossime ore, il 31 dicembre, poi suonerà il gong con una possibilità di proroga di 45 giorni, solo in caso di una trattativa ben avviata, ma nessuno vuole che si arriva a questa situazione, cioè prima si fa se c'è questa società e c'è. Questa trattativa meglio è. Arrivare alla proroga vuol dire poi anche non andare sul mercato e non essere pronti poi per il giro di ritorno che per la Salernitana e per la salvezza della Salernitana è importante, è fondamentale. La situazione di Fabiani si presenterà dimissionario, come ben sapete, perché la nuova società deve decidere in maniera molto, molto serena come
a come intervenire, come organizzare. Naturalmente, se Fabiani sarà confermato alla guida della Salernitana, il DS avrà, dunque, direttore generale, avrà, o il ruolo che gli daranno, un compito, diciamo, molto molto importante, quello di rifare la squadra a gennaio. E questo, dunque, diciamo, il quadro generale della situazione al momento.